Amici di Telediamante, buonasera. Incontro con o un bicchiere di Cedrocon? Io direi un bicchiere di Cedrocon che contraddistingue la trasmissione che io sto conducendo da circa 40 anni. Oh, questo. Enzo, scusa, mi risulta che hai portato del cedro. Vuoi Cedro, mescerlo? cedro buono, Vuoi mescerlo? casereccio, Gentilmente. come si Allora, fa abitualmente nelle nostre case, ancora qualcuno lo ancora. fa, tutte le cose Le sono nostre un mogli, po'. poi, no? O tua suocera che l'ha fatto questo? Questa è la suocera. Eh sì, appunto. Allora, un bicchiere di cedro con. Questa sera con Gianmaria Cauteruccio, Enzo Caselli. Ehi, guarda che cedro. Beh, brindiamo per chi? In ogni cosa. Ah sì, brindiamo per chi? Gianmaria. Brindiamo a Christopher, il nostro cortometraggio. Ah, Enzo, sei d'accordo? Oltre che a questa bella impresa che di Gianmaria Cauteruccio, brindo a Diamante e Diamantesi alle nostre famiglie. Ma io brindo per voi soprattutto e a tutti coloro i quali ci vedono. Ecco qui. Vogliamo dare un giudizio Sul sul cedro? cedro? Ottimo. Io, ottimo, è un aroma formidabile. Enzo? Ottimo, sì, è un po' dolce, però c'è quell'aroma formidabile che è invecchiato. Diciamo, non è della stagione fresca del Ci possiamo cedro complimentare? settembre-ottobre, Sì. ma è Ci invecchiato già da qualche possiamo anno, quindi. complimentare con sua suocera, anche perché io sono stato a casa vostra e tua suocera ha preparato un pranzo formidabile, c'ho le foto, Vero. resta nella storia. Bene, e andiamo a Gianmaria. Tu manchi a Diamante da quando? Io manco a Diamante da quest'estate. Quest'estate è stata l'ultima volta che sono stato qui. Settembre. Da settembre, quindi vieni qui a trascorrere le vacanze estive anche tu. Sì. Diciamo ultimamente sì. E Ultimamente da sì. quando ho deciso di vivere a Roma e intraprendere i miei studi e fare tutte le mie cose lì. Però Diamante, ecco. comunque ho la residenza qui Voti anche qui. amo, voto qui Sì, pure. assolutamente sì. Meno male. Quindi Meno male. siamo stati quei pochi ad andare alle Siamo urne. stati Sì, fortunati. A andare, bah, a parte parte tu. gli scherzi. Tu e Diamante. Sì. Vediamo un po'. Io e Diamante. Che bello questo. Io e Diamante è una passione. Sto scrivendo adesso ultimamente un film. Un fantasy su questo posto, che io ritengo un posto meraviglioso. Ma non meraviglioso come lo descriverebbe qualcuno, ma proprio spettacolare. Ha tutto, ha il mare, ha i monti, ha una leggenda, ha i ruderi di Cirella. Io ritengo che Diamante sia qualcosa di Tu veramente. che ti occupi anche di cinema, Sì. possiamo dire che genere spettacolare. Genere spettacolare. Diamante. Effettivamente genere spettacolare non esiste perché No, potremmo l'ho inventato io. inventarlo. Ah, Lo ecco. invento io. Sarebbe è carino. Perché per quanto riguarda i film storici, avventurosi, io dico diamante, non è storico, no, non è avventuroso, io dico è spettacolare. Sei d'accordo su Spettacolare. questo? Gli diamo Assolutamente un sì. titolo, un appellativo diverso. Perché spettacolare? Vediamo. Spettacolare perché ha tutto, ha il mare, ha i monti, ha tradizione, ha rispetto. Nell'ultimo cortometraggio che ho fatto, che stavo vedendo l'ultima intervista, che è Archimede. l'intervista, sì, con Archimede, l'intervista principale, ho scoperto delle cose che mi hanno regalato un'emozione fortissima, bella, qualcosa che forse non credevo e molti, vedendolo, capiranno che effettivamente,
esiste ma ancora poco. È come se stesse per andar via. È quella cosa, quella sfumatura. E dà molta emozione. Il fatto che Archimede ci racconta dei canti che si facevano una volta, del rispetto che c'era tra i pescatori, una cosa che effettivamente io stamattina mi sono svegliato e ho sentito a rosa, 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 a rosa marina. Ma io quando sono Mario, Roma, ma quando lo sento, ma quando lo sento. Una cosa del genere. E poi mangiare a Raganello lo schittere di rosa marina, cioè, sono la fine del mondo. Anzi, tu quando parti? Io parto domani. Peccato, sennò appena pigliavo la rosa marina ti invitavo a casa con Enzo e mangiavamo Raganello e rosa. Posso cambiare il biglietto? Ma secondo me lo facciamo cambiare. tu parlavi di questo documentario o film? Allora, io in realtà penso che questo sia un docu short film. Traduciamo in italiano perché... È un piccolo documentario reso film. Che ossia... bello! Piccolo documentario reso film, che bello! Sì. Che non è da poco. No, è la prima volta che sento che un documentario diventa film. Cioè praticamente sì, con personaggi del posto. Documentario, sì. In sintesi è questo, personaggi, sì, come prima accennato Archimede, che raccontano una lunga storia della loro vita vissuta, intrecciata in un tema attuale. Bene. Gianmari, dato che mi hai dato questo appellativo, quando un documentario può diventare film o diventa film? Allora, diciamo che un documentario non diventa film. Ma può diventare. Può diventarlo nel momento in cui questa storia racconta qualcosa che è così importante, così vera. E abbiamo tanti racconti di situazioni in cui il personaggio reale era così, è stato così tanto preso in considerazione che a quel punto non poteva la sua storia altro che diventare che un film o comunque un racconto, ma ne abbiamo tantissime la storia, sì. Non vorrei diventare allungarmi troppo. Andiamo ancora, continuiamo a tue diamante, tu hai interrotto, vediamo che cosa mi dici ancora. Sul diamante? Sì. Con i tuoi rapporti, poi oltretutto, le tue amicizie, i tuoi amori, tutto. Oh. Guarda, che bello, è molto difficile. I miei amori diamante, partiamo dal fatto che qui io sono cresciuto. Sì. Avevo 8 anni quando mi sono trasferito a Diamante. Non me lo dire, perché io a casa della mamma di papà, un anno a Ferragosto, eravamo talmente ubriachi che abbiamo acceso il fuoco. non ti dico che cosa abbiamo, cioè, erano tempi bellissimi allora. Quindi tu sei cresciuto qui. Io sono cresciuto qui, avevo 8 anni quando sono, più o meno 8 anni quando sono arrivato qui a Diamante. E verso i 18... Perché sei arrivato a Diamante quando avevi 8 anni? Io sono arrivato a Diamante perché volevo vivere con mio padre. E poi perché, sì, avevo questo amore per Diamante. Io venivo l'estate a Diamante e dicevo, ma io è possibile che ci devo stare solo 3 mesi l'anno? Che solo bello. L'estate. E volevo stare anche d'inverno. Dicevo, non mi portate via, lasciatemi pure d'inverno qui. Che bello. Ritenevo e continuo a ritenerlo un posto meraviglioso. È nel mio cuore. Diamante, il mio rapporto con Diamante, con le persone di Diamante, vedo un cuore molto grande. Quindi tre cuori, tre amori? Tre cuori, il primo è mio padre. Sì. Tre cuori. Sì. Poi l'ambiente, il posto. E poi le donne. Oh, di Diamante? Le donne di Diamante sono molto belle, a parte che le ragazze calabresi sono tra le ragazze più belle, secondo me, al mondo. Oh. E poi sono molto passionali. Ah, io veramente
qualcuno dice: ma attivamente non ci sono belle ragazze. Ma com'è possibile? Ma io tu un pazzo. Hai dato questa scoperta. No, vorrei sapere i nomi, così facciamo una denuncia pubblica. No, ma io tu lo sai che io amo moltissimo Diamante. Io con Enzo, con Telediamante, con Enzo portiamo innanzi il discorso che riportiamo le bellezze delle nostre località, delle cose brutte se ne occupassero gli altri. Noi delle cose brutte le facciamo anche nostre, però cerchiamo di risolverle. Questo è un fatto nostro. Questa è una cosa importante. Con chi è possibile? Cerchiamo. È mentalità. Allora, Enzo, tu e Diamante, anche a te, tu ami molto anche la televisione, le riprese. Quando fai qualche ripresa, che cosa ti colpisce più di Diamante? O quale sentimento ci dai? È banale dire tutto, diventa quasi superfluo, una parola che potremmo dire, cioè tutti quanti la possono dire. Sì. Tutti amiamo Diamante, però io ritengo che forse qui fra noi tre, io e il professore Pagano siamo, anzi dico io, forse esagero, ma professore no. Pagano, no, grazie, no, diciamo grazie noi. Al professore Pagano, poi la passione è arrivata anche a me, abbiamo dato quell'immagine bella di questo paese. E l'abbiamo fatto veramente con amore, perché sì, abbiamo filmato non solo le cose belle mettendo da parte quelle brutte, però ogni volta che filmiamo qualcosa o anche le persone che intervistiamo lo facciamo con un sentimento quasi morboso, perché quella diventa la nostra arte, la nostra passione, diventa una parte del nostro cuore, perché abbiamo ascoltato in quel momento quella persona davanti alla telecamera, cosa che per esempio io non so fare, non so stare, so stare dietro a riprendere gli altri. Però quel momento là per me è indimenticabile, perché io me lo memorizzo come se avessi un hard disk nel mio cervello. Non è una cosa che si cancella con una semplice, diciamo, registrazione. È una memoria interna. La faccio vivere veramente. E in questo anche tutte quelle persone che abbiamo filmato nei decenni, con tutte quelle manifestazioni che sono fatte a Diamante, soprattutto quella più importante e ricorrente della settimana di Pasqua. Bellissimo. Quella è una delle tante, un documentario film, ecco lì diventa, sì, un film. Il nostro paese, con i personaggi del nostro paese, diventa un film, perché quel documentario della nostra passione che è unica. Sì. Come il professore poi ci potrà dire, 30 anni fa, 40 anni fa vennero anche dall'Università della Svezia, sì, dalla Bocconi, per registrare soprattutto i nostri canti, la passione, sì, che sono qualcosa di particolare. E in questo io ho dato sempre la mia anima, la mia ispirazione a poterli filmare e a portarli veramente nel cuore. Che bello. Quindi amo veramente Diamante e tutte le persone, a prescindere poi ognuno di noi con le antipatie, simpatie, i simpatici c'è dentro di noi. Non li vogliamo mai mettere davanti come fanno altri. Amiamo tutti, diciamoci bene, la verità. Tomari, anche io amo tre cuori rappresentati. Quali? Prima di ogni cosa la famiglia, poi gli amici e terzo Diamante. E poi guarda, quindi famiglia, amici, Diamante, fusi insieme, viene fuori un certo Mario Pagano, che magari è visto che so da qualcheduno, chissà come, ma sono tre fattori che mettono fuori
il mio carattere, la mia passione. Quello che ho scritto anche nel mio profilo, non sono il professore Pagano, ma sono Mario, amico di tutti, e amo queste tre cose che ho detto, la famiglia, gli amici, gli amanti, e poi amo soprattutto gli umili, i deboli e i liberi, e le persone sincere. Questo sono io. Non sono un ricco, però in mezzo a voi, che siete miei carissimi amici, e ce n'ho tanti, mi sento ricchissimo. Anche perché poi con Enzo noi non è che spendiamo molto, diciamo. Due caffè al giorno, mi pare che sono aumentati. No, non ce li facciamo mancare. No, no, due caffè al giorno, poi di fumare non fuma mai, altrimenti non ne abbiamo. Bene, a questo punto, dato che abbiamo parlato di diamanti, abbiamo parlato anche sì, di noi, di pregi e difetti nostri. Certo, certo, certo. Ognuno di noi ha i suoi difetti. Guai se non l'avessimo. Infatti. Però abbiamo la capacità di correggerli. Allora, perfetto. L'uomo si distingue in questo. In questo. Che ognuno è diverso dall'altro. Pieno di difetti, però abbiamo la capacità di poterli correggere. Allora, noi bindiamo per lui adesso. Bindo per te. Prima... perché, guarda, il papà è cugino in primo grado con mia moglie, quindi siamo in famiglia. E poi perché ti ho invitato qui, non così, perché tu rappresenti un artista di diamante, fuori di diamante. E io faccio finta di niente, ma ti ho seguito, ti seguo, e dico che sei un grande. Brindiamo per te. Grazie mille. Giammario, la tua professione qual è? Allora, diciamo che vorrei dire, prima di tutto, che anche a me piacciono le persone umili. Che bello. E sono stato indirizzato verso questo tipo di cultura, sia da mio padre che da mia madre. Sì. E, ho fatto diversi lavori. Ho fatto il cameriere, ho fatto l'acchiappino, che è un lavoro particolare, uno dice, che lavoro è l'acchiappino? Ma no, ce lo spieghi. È stato chiesto, certo. Che cosa? L'acchiappino è, sa, l'acchiappino è un ruolo, di, è il personaggio che sta al di fuori del ristorante. Sì. A Roma viene usato molto perché ormai è un lavoro che... Acchiappa i clienti, bro. Sì. Esattamente. Ah. Però la difficoltà... Dove sta? Sta nel fatto che effettivamente l'acchiappino non acchiappa clienti italiani, soprattutto non acchiappa clienti, stando a Roma non acchiappa clienti romani, perché l'acchiappino serve apposta per prendere clienti stranieri, quindi serve per prendere il turista inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo. E come fai? Per... come facevi? L'arabo lo invento. Ma fammi bere un altro po' di cedro. Quindi, no, 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 io... L'arabo chiaramente lo invento. Però, ecco, con l'inglese riesco. Parlo abbastanza bene l'inglese. Lo spagnolo, ad esempio, hablo... Sei un latinoamericano, sì, quindi ci arrivi, dai. Ci arrivo. Il francese poi? Il francese no. Francese, quando vedo i francesi non li guardo, non sono in grado, li perdo. Ma scusa, però quando sono ma guarda, bravo, professore. Eppure noi fino alla terza media abbiamo fatto francese, mi sì, ricordo. E io c'avevo l'insegnante di francese che mi diceva sempre, impara questo francese. Che impara... ti serve? Sì, ti servirà, nulla. Ma ti sono antipatici anche i francesi? Sì. Ah sì, vabbè. Sono stato a Parigi, sono pure stato io, a Parigi. Che devo? Giammario, io tra le cose mie non ho mai voluto studiare lingue. Io conosco, cerco di conoscere, anche se poi l'ho insegnato, la lingua italiana e il dialetto diamantese. Non meno quello che è, diamantese. E dice, ma che se qua siamo andati a Parigi con mia moglie, pure con il suo monaco.
con Gianni Pellegrini, e come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare? Vai nel bar, dammi il caffè. Faccio un caffè e mi prendi il caffè. Vado a dormire e ti capiscono. Vado a mangiare e ti capiscono. Quindi che bisogno c'è di spendere tanto tempo, tanti soldi per apprendere le lingue, sacrificarmi? Se io tanto nella vita che cosa è utile? Il mangiare? Lo stare insieme? Stare insieme o parlo o non parlo? Il dormire? Prendere un caffè insieme? E lì sono riuscito a farmi capire da tutti. Quindi... Volevo il dolce, mi davano il dolce. No, ti dico di più. Con Gianno Pellegrino a Parigi siamo a... la cucina non è buona. Siamo riusciti ad avere un ristorante vicino alla Torre Eiffel, da Mario. Andiamo a vedere che sono... Da Mario in italiano era uno di Reggio. Oh, ci presentiamo, con la telecamera, facciamo ripreso. Ci vi offro il pranzo. Venite domani che vi preparo un pranzo calabrese. Venite verso l'una perché io metto a fare il ragù dalle 7 del mattino e deve cuocere fino alle 12 e mezzo. E vabbè, andiamo lì. Mentre mangiavo c'era uno di colore che mi guardava. Oh. A un certo momento, ma scusa, potrei sapere perché mi guardi? Lei è il professore, ha detto a me. Io so, sì, è come, aveva lavorato al Ferretti Hotel. Ma tu vedi come è piccolo il mondo. Com'è piccolo il mondo. E adesso le porto una cosa squisita, mi porta il cielo. Ma a che ho detto mia moglie, che è a Gianni Pellegrini, e devo prendere le lingue. Ma l'amicizia è internazionale, o no? L'amicizia sì. L'amicizia sì. E poi ho dovuto dire a qualcheduno, che poi è poco informato poi, perché scambiano l'amicizia con conquiste o altro. Ho detto che l'amicizia è una delle parole più belle del mondo. Che significa volersi bene e rispettarsi. Spesso viene confusa con l'interesse. L'interesse, benissimo. Io dicevo ai miei alunni, è bella perché la ottieni gratis, non devi spendere niente con l'amicizia. E poi un altro particolare dell'amicizia che non ha né età, né sesso e né colori. Ecco perché io ho detto che l'amicizia, e lo torno a ripetere, è una delle parole più belle del mondo. Allora, ecco perché io posso essere amico vostro, posso essere amico dei miei ex alunni, posso essere amico di giovanissimi, e con queste idee sono accettato da tutti, è la cosa più bella. Sei d'accordo su questo? Allora. Sono provocatorio. No. Dai. Partiamo dal presupposto che sono pienamente d'accordo. È una filosofia d'accordo. Comunque. No, sono pienamente d'accordo. Però un giorno, sì, appena stavate dicendo queste cose, mi è venuto in mente. Un giorno mia madre, sì, in una conversazione mi disse: Gian Maria, tu nella tua vita gli amici che conoscerai li potrai contare sulle dita delle tue mani. Che sono cinque. Che sono cinque. Ma diciamo, forse, quattro, diciamo se, quattro, vabbè, però quattro. Se sei fortunato. Sì. Le dita di una tua mano, se sei fortunato. E quindi è chiaro che sì, l'amicizia è una cosa, è un tesoro. Veramente chi trova un amico trova un tesoro. Sì. E non è facile trovare un tesoro. Però quando lo trovi, quel tesoro, io sono assolutamente convinto che lo devi coltivare. Soprattutto se sei convinto che quello l'amore è il tesoro. L'amicizia sì, è come l'amore. Va coltivato, c'è cioè reciproco. È l'altra parola più bella del mondo. Amicizia e amore sono le parole più... Ma, dati che cosa ne viene fuori, Corazzi? Che noi che siamo non ricchi... Ma ricchissimo. No, ricchissimo. Ci prendiamo e usiamo gratuitamente le due parole, amicizia e amore. Quando ce l'hai sei ricchissimo. Sì. I ricchi invece, che sono ricchi, hanno un sacco di quattrini, di queste cose gratuiti, non ne vogliono e non rispettano né l'amicizia e né l'amore. Tu immagina famiglie come nostra, che cosa
con queste cose gratis noi riusciamo a sopravvivere e stare benissimo, non solo in famiglia, ma tra gli amici, tra le varie comunità. E questa è la più grande ricchezza. Oh. Questa è la più grande ricchezza. Tu che, tu che cosa ami della vita? Oh. Questa è una domanda difficile. Intanto intanto apro gli occhi la mattina, mi sveglio. Che bello. Ah. E dico, ah, respiro. Che bello, complimenti. Oh. E io sai che faccio la mattina? Mi alzo tardi un poco, apro gli occhi e ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di rivivere un'altra giornata splendida con gli amici. Vero. Questo, l'amicizia. L'amicizia. Tiene lungo. Questa è una domanda difficile, sì. Andiamo al tuo, alla tua professione, perché l'abbiamo accennata. Sì. Mi hai detto che facevi come la chiappa. La chiappi. Non la chiappa cani. Non la chiappi. Non, no, per no, qualcuno, no. Gli acciappini, cioè prendere i clienti e portarli. Parlavo tutte le lingue, ti inventavi l'arabo, non parlavi e non parli la lingua francese. Vedi che mi ricordo? Sì. Ah, sì. Io parlo bene l'inglese e lo spagnolo. E se fossimo venuti io e Enzo a Roma... Sono arrivati dei clienti di diamante, sono stati presi, catturati. Ha capito? Assolutamente. Assolutamente. Questo è un altro poco di cerchio che qua. Ma vedi che ne senti freddo tu? No. Ma mai, che ma dipende forse dal no, il nostro corto di braccio, no, ci siamo buttati con la muta. Sì. A corto. Vabbè, racconto un po'. No, allora. Ne parliamo. Allora, tu sei venuto a Diamante da come mi risulta, perché io conosco le cose, poi faccio finta di niente, ma le storie di Diamante me ne occupo, anche perché io sto sempre in mezzo alla gente, le mie passeggiate che devo fare sul lungomare. Sul lungomare si parla di più che in piazza a Diamante. Sul lungomare, lo dicevamo sempre con Enzo, si parla di affare, di politica, di incontri, di amori. Tu magari sul lungomare non delle belle ragazze di Diamante? Non più. Ah, non no, più? No, non più perché... Oh. Una volta le notavo. Adesso cerco di evitarlo, sì. Anche perché soprattutto sto con una ragazza bellissima e mi ritengo una persona molto fortunata. Ah, complimenti. Comunque sono stato... Allora... No, ma di guardare lo puoi guardare. Lo posso guardare? Sì, sì. No, puoi guardare. Posso guardare? No, sono l'essenziale. Lo disse anche... No. Lo disse anche Benigni. Sì. No, che veniva sempre con quella paura che il prete poi lo puniva. Sì, sì, sì. No, di guardare le puoi... Non devi fare cattivi pensieri. No, non li faccio. Non li faccio più. Bene. Allora, se il diamante per terminare... un tuo filmato, sì. Dal titolo, ripetiamolo, Christopher. Abbiamo deciso di chiamarlo Christopher, un cortometraggio che appunto abbiamo deciso che probabilmente non sarà un cortometraggio, ma sarà bensì un docu short film. Sì. Questa scelta, non voglio essere né polemico, né voglio dire che... alcuni punti di vista di persone che comunque a Diamante contano nel settore o comunque hanno un interesse. Sì. E questa scelta è dettata dal fatto che numero uno io, cioè la mia persona, non mi ritengo né un arrogante né una persona che dice ho un tale curriculum da poter fare tot o, sì, o tale cosa. E, ho sentito delle critiche in questi giorni qui a Diamante. Di che cosa? Del tipo... che fai i filmati? No, ho sentito critiche del tipo siamo qui e ci sono persone che ancora fanno cose dilettantistiche. Oh.
Ok, io voglio dire che i miei cortometraggi sono stati fatti a livello amatoriale, perché io ritengo che una persona, se vuole fare qualcosa, se vuole iniziare un progetto, se vuole iniziare un qualcosa di qualsiasi tipo, non nasce come un professionista, non può nascere come un professionista, Accidente. nasce come una persona che prova. Si applica e cerca di fare qualcosa di buono, e quel qualcosa di buono viene visto da alcune persone come qualcosa di buono e da altre come qualcosa di amatoriale, ci può stare, ma comunque resta il fatto che fa qualcosa, e a me piacciono le persone che cercano di fare qualcosa, si impegnano per cercare di fare qualcosa e tutti i giorni provano a cercare di migliorarsi. Si mettono Bene. alla prova. Bene, allora io, Enzo sa, io vengo dalla scuola che abbiamo fatto insieme col suo papà, dal cinema. Suo papà, operatore cinematografico. Grazie di averlo ricordato. Beh, io faccio finta di niente, ma ricordo tutto, Enzo. E io vengo dal cinema e amo il cinema veramente. Tra le mie cose avrò almeno 3.000 film, penso. Chissà. Poi c'è tutta la cronistoria lì, guarda, di 40 anni di diamante. Guarda lì, se qualcuno parla come dice, ma non ti conviene, se no è lì. Però ti posso dire, per la nostra correttezza, mai abbiamo mandato qualcosa di quello che poteva dire a qualcuno, dice, ma tu, ma che cosa stai dicendo? Perché 2 anni fa dicevi questo, 10 anni fa hai fatto questo, quest'anno non fai questo. E cioè, allora, quelle lì stanno lì per i nostri ricordi. Non nasce come una polemica, nasce come il fatto, come abbiamo già parlato prima, della nostra umiltà. Beh, bravissimo. E quindi Allora, io qua. ti stavo dicendo, io tra le cose c'era la Ciaradoppi allora e mi volevo presentare alla Ciaradoppi sul cinema. La RAI mi manda il libro dove studiare, avevo superato le prove, mi dovevo presentare, se non che ero con mia moglie a Bergamo per il Cantagiro e non mi sono andato. Poi io, tra le cose mie, amo le cose semplici, non gli sono andato. Ma il cinema è rimasto sempre la mia passione, però qualcheduno, se ne ricordo, qualcheduno non ti calcola proprio, insomma. Ma allora io che vengo, sono un letterato, e dice, ma non ti curare di loro, Ma ma guarda il guarda, passo. e spassa, nemmeno passa, spassa, hai capito? Cioè, Spassa. Allora allora aspetta. fai come me, figlio, guarda, ma le è piaciuto sto fatto. Ti è piaciuto? Brindiamo ancora a Allora, noi. perché? Spassa. Dicono qualcheduno. È lo spirito che ci Sì, ma circonda. guarda, lì c'è qualche premio, lì i premi, ma quale? Ma i premi di che cosa? Ma Adesso il posso premio poi. più bello che stasera ho qui, perché nella nostra sede. Bisogna dirlo, questo è il comune, è un fatto importante. A parte i colori, dico che Telediamante, Enzo me lo rammenta spesso, è la storia di Diamante, ma non la storia cattiva, la storia di Diamante della gente, del popolo, della gente, della cultura, i vari personaggi che non ripetiamo. Con il mondo rovinato con Antonio Serra, cioè, abbiamo dei personaggi lì da Momenti fama, divertenti, momenti comunque, sì. bellissimi. Bellissimi. Bellissimi, sono diventati archivio storico. Sì, allora facciamo così. Dicevo che essere stato con voi stasera per me è difficile che io riesca a gioire quando conduco una trasmissione, ma stare con voi due personaggi, Enzo poi lo ritengo proprio parte integrante della mia famiglia, tu poi ci sei e quindi Per sto, me ho sempre detto. gioisco con tutti i miei anni di stare con voi. E
un lavoro dilettantistico. Io vorrei chiedere a coloro i quali parlano di lavoro non dilettantistico, che cos'è per loro un lavoro da professionista? Ecco, perché... Un lavoro da professionista è chiaro che mi sono chiesto e richiesto il significato di questa affermazione e ci sono arrivato. Il lavoro si tratta di un lavoro in cui vengono investite minimo tra le 30 e 40 mila euro. Sì. Un lavoro, si sta parlando di un cortometraggio. Cortometraggio, sì. Quindi comunque è una grossa somma in cui il direttore della fotografia è il più grande professionista, eccetera, eccetera. Io sono sicuro che questa è una realtà, anzi, ma sono anche sicuro di un'altra cosa, che il cinema non vive solo di questo. Sì. Il cinema vero, il cinema delle persone di strada, quello di Pasolini, sì, quello di persone che comunque hanno creduto nella fotografia e nella realtà della fotografia, sì, nel rendere la fotografia realtà, non è assolutamente un cinema da 40-50 mila euro per un cortometraggio. È un cinema che nasce da un'umiltà, nasce da una credere, nasce da un credere in un progetto che può essere un qualcosa di non realisticamente bello, ma può essere qualcosa di meraviglioso. E in questo ci ha creduto pure Fellini. Fellini, sì, Fellini faceva dei progetti in cui all'esterno, dietro di lui, non c'era il mare, c'era la fotografia del mare. Ah, guarda che bello, non c'era il mare, ma c'era la fotografia del mare. E questa è una cosa che va presa in considerazione, perché quando si parla di un cortometraggio, e questa la voglio fare come critica, e se deve rimanere rimanga, ma questa la devo fare. Sì. Ho partecipato a un cortometraggio in cui il budget era di 70.000 euro, il protagonista era uscito dal Grande Fratello, quindi non era un protagonista, sì, non era un attore, non era una persona formata, è arrivato al David di Donatello. Siamo arrivati a un punto al quale praticamente non viene premiato l'impegno, la fotografia e tutto il resto, viene premiato il fatto che quel personaggio ha tot visualizzazione e quindi è tale che va. Ci siamo capiti. E ci siamo capiti. Poi siamo non capiti vogliamo benissimo essere polemici, se ecco, vogliamo tagliamola oppure teniamola. Ciao televisione. Queste qui. No, dobbiamo tagliare quello che abbiamo detto. No, era una battuta, no, anzi, no, se la teniamo, sono contento. Ma pure la mia è una battuta. Poi quello c'è una memoria. Una memoria esterna o interna? Ma se rimane sono felicissimo. No, tutte e due, interna e esterna. Ah, ci sono tutte e due, quindi per togliere due memorie. Sì, ma, sì. Poi con tre diamanti non tagliamo mai. E se la tengono. Se la tengono. E se la guardino bene. A parte quando io, sì, visto che giustamente è stato colpito un po' da questo fatto di critica, la critica ci sta sempre, sì, ma... però quando è costruttivo soprattutto, che ci aiuta ad andare avanti e a vincere una scommessa contro noi stessi, no? Sì. Ci dobbiamo mettere tutti quanti in corsa per un obiettivo, che ognuno di noi ha un obiettivo che vuole raggiungere nella vita, ma è un obiettivo che soprattutto quando viene dall'amore e dalla passione è l'obiettivo più bello, no? Perché ecco, Fellini è partito da lì, dall'amore e dalla passione, non è partito dal denaro, non è partito dalla speculazione. Ma vai con tutto il nostro neorealismo, allora adesso invece... da che è partito? Il neorealismo da che è partito? Dai. E che ce ne rimane del neorealismo? Oh. Niente. Però dato che io ce l'ho i film, però sono belli, che bello. Volevo adesso fare giusto un passaggio, perché non, sì, mi voglio mettere nel campo cinematografico, che non capisco niente, non è roba mia, però mi sono dilettato in tantissimi anni in quello televisivo, sì, e intanto devo spezzare una lancia a favore del
professore Pagano, perché grazie a Telediamante ha dato una ricchezza nell'insieme di quell'immagine territoriale, mari, monti, ruderi e tutto quello che noi vogliamo, ha dato una ricchezza in più a questo paese, a questo territorio, che spesso ce lo dimentichiamo. E al di là di questo, di questa ricchezza, cioè è come se noi camminassimo su una montagna che è piena di diamanti dentro e non lo sappiamo. Quando poi non ci sarà più questa montagna, poi ci accorgeremo della mancanza, ci accorgeremo che lì invece ci stavano i diamanti e sono arricchiti altri. Invece noi la ricchezza ce l'abbiamo dentro le nostre case, grazie al professore Pagano con molto sacrificio, però facciamo televisione, non facciamo cinema. Con la televisione, forse è innato in me nel DNA, ognuno di noi ha preso da qualcuno, io forse ho preso da mio padre, perché mio padre, lo dobbiamo un po' ricordare, visto che il professore Pagano, anzi stamattina faccio ancora un'altra parentesi, stamattina ho avuto una telefonata bellissima dal professore universitario Gianfranco Bartalotti, che spesso ci sentiamo, io sono orgoglioso che il professor Gianfranco Bartalotti ogni tanto sente Enzo Caselli, uno qualunque, è un carissimo amico poi. E mi dice: guarda, io ho fatto un'intervista, ci tengo se tu questa intervista fai il montaggio, ho intervistato uno dei personaggi più importanti della fotografia cinematografica, chiedo scusa, non ricordo il nome, chiedo vabbè, scusa, non ti preoccupare, ho questa... ma quale? E dice: sai che ha la stessa storia tua. Dico: sì, ma qual è quella stessa storia? Perché anche lui, il suo papà era un operatore cinematografico, e anche lui ha vissuto nella sua vita il nuovo cinema paradiso. Il nuovo cinema paradiso, proprio il famoso. Il famoso. Ripercorre passo passo, diciamo, la storia un po' del genitore. Però dobbiamo ricordare questo, che mio padre nel 48, quando andò militare, lo fece per 24 mesi, 2 anni. Sì. Perché praticamente lo presero a fare l'operatore c'era di il macchina. Cinema militare allora. No, l'operatore di macchina, no, lui fece di macchina l'operatore qua. Di macchina per studio luce, per filmare tutti i monumenti danneggiati dalla guerra. Che bello. Quindi era per fare questo servizio. Una volta ritornata a Diamante, si sa come funziona, si innamora, ci si sposa, poi non si hanno più altre vie se non quella di mettere su famiglia, e quindi la possibilità poi di chi ha avuto anche possibilità e fortuna di aprire il cinema, però grazie a mio padre, perché è iniziato con le macchine a carbone, oggi siamo finiti con la tecnologia, basta un bottone, però mio padre, come il professore poteva... No, ma ti dico di più. Ha dato la possibilità a tanti altri di immettersi in questo campo. Torniamo a noi, andiamo alla televisione. Io mi ricordo un episodio, era il 1991, quando già da qualche anno il professore Pagano conosceva il direttore dei servizi esterni della RAI, Giambattista Mussetto di Roma. Oh. Dove villeggiava e soprattutto spesso veniva ospitato a casa del professore Pagano. Lui veniva poco comunque, anche in quel periodo che la famiglia villeggiava a Diamante. In quel poco che veniva avevamo la fortuna, insomma, di stare con una persona di una certa elevatura, perché era sempre un responsabile importante per la RAI. Una volta mi vide mettere l'occhio sull'obiettivo della videocamera, e allora disse a me: se tu un giorno vuoi venire a Roma, dici, io ti do una catasta di libri, se tu riesci a leggerla tutta imparerai qualcosa. Io non l'ho presa mai come un'offesa, però posso dire che da lì sono autodidatta, e posso dire che le mie riprese fatte nel 91, nel 92, nelle discoteche, ho utilizzato le prime riprese in diagonale, sono state fatte ti poi ricordi? Dalla RAI. Bravo. Dopo un anno e mezzo dalla RAI,
mi ricordo, quello in diagonale. Dice, ma che caspita, non, non ho inventato niente, non ho inventato niente, però ho fatto qualcosa di mio che la Rai l'ha fatto dopo un anno e mezzo. Noi facciamo solo televisione, finché il nostro hobby ce lo consente di poterlo fare. Il cinema lasciamo ai altri. Benissimo, noi facciamo lo lasciamo a Gianmaria Cazzaroccio, che ho visto che è una persona validissima, è una persona è più competente, è un giovane, si trova a vivere in una città dove ha tutte le possibilità per poter emergere, e poi sarà il tempo che ci dirà la verità, ci dirà chi veramente ha questa passione. Devo dire solo una cosa in più. Devo dire che ci siamo sentiti con Gianmaria, anche se io dico fraterno amico di Franco Benito. Chi non ricorda Franco Benito? Vissuti nello stesso palazzo, anche se c'era differenza d'età, però c'era un amore, che in quel palazzo eravamo tutti fratelli e sorelle. Al di là di questo, ci siamo sentiti per telefono, ma come se ci fossimo conosciuti già da 100 anni. Che bello. E questa è la scintilla bella nella vita. Questa è la scintilla che fa andare avanti, è la scintilla che ti fa proiettare in cose che non sono stabilite dalla critica, ma sono cose che nascono dal profondo del cuore e che portano avanti iniziative bellissime, al di là poi di chi vuole fare la sua critica. Bene. Gianmaria, il tuo filmato, quando sarà finito e quando pensi di farcelo vedere, perché appunto, mo ti ingassiamo. Cureremo con Enzo, con Telediamante, la proiezione in anteprima del tuo gioiello, perché ho visto qualche cosa già. Ce lo dici tu, quando pensi di... Allora, io sono convinto che nel giro di 2 settimane noi possiamo avere il filmato completo. Sì. Confido nelle mani di un ottimo montatore, che non faccio il nome perché non me la faccio. Si è dichiarato autonomamente. Sì. Quindi è venuto a casa, mi ha telefonato la sera che abbiamo finito le riprese. Sono stato a sorpresa chiamato, perché devo dirlo. Sono stato a sorpresa chiamato e mi ha detto: ma già hai finito le riprese? Perché voleva venire a farle lui. Sì. Ha detto: del montaggio me ne voglio occupare io. Ma scusa, ti posso dire una cosa? Sì. Perché ma non sei troppo, umile, però. Guarda, mi risulta che un giornalista del Corriere della Sera si è prestato anche al commento musicale, c'è di vero. Non solo, assolutamente sì. Il grafico del Corriere della Sera si è prestato non solo al montaggio delle musiche, bensì si è prestato anche al montaggio video. Si è prestato assolutamente al montaggio video, perché mi ha detto: guarda, se io mi devo occupare del montaggio delle musiche, vorrei occuparmi anche del montaggio video, perché se devo creare, perché lui è appena uscito dall'Accademia di Musica per il Cinema, quindi se devo creare delle musiche per questo tipo di montaggio, per me sarebbe preferibile se il montaggio lo facessi io. Sono d'accordissimo su questo. E sono d'accordo anch'io. Semplicemente è successo che il mio vecchio montatore si è ripresentato e mi ha detto: guarda, mi piacerebbe fare il montaggio. Quindi a questo punto io ho telefonato lui e ho detto: guarda, io ti manderò un montaggio già fatto, sì, in modo tale che tu puoi vedere una cosa già creata. In più ti manderò tutte le riprese, in modo tale che il montaggio te lo fai comunque tu. E se il montaggio già fatto ti può interessare, o se ti può aiutare a creare, benissimo, il lavoro già fatto, altrimenti... Quindi tu pensi che per
per Pasqua è pronto? È il mio obiettivo. Benissimo. Perché siamo venuti apposta, perché è una cosa che è una tematica pasquale. Questi due amici devono essere diamanti comunque. Andrea voleva esserci per le riprese. E lo faremo venire per la presentazione. Sto parlando del montatore delle musiche. Sì, lo faremo venire per... Benissimo. Bene, abbiamo parlato tanto. Mi dai un po' di cedro? No, io ce l'ho. No, ce l'ho. No, io ce l'ho ancora. Non l'ho bevuto tutto, io ce l'ho. Beh, un altro goccino per... Sì, Gianmaria. Ecco qua. Io ce l'ho un pochino. Bene. Di nuovo. Brindiamo per chi adesso? Per Christopher. Per Cristo. No, qualcuno dice, ma è un nome greco di Cristo? Sì. Sì. Ah, sì? Sì, Christopher deriva da Cristo. Lo so. Bene, brindiamo per Christopher. E poi brindiamo per tutti coloro i quali ci hanno ascoltato e diciamo che... di godersi la vita e godersi il diamante, che la vita è bella e il diamante è la pelle del terreno. Gianmaria, l'ultima domanda. Tu sei fuori da tempo da diamante. Quando sei fuori, sei solo a casa, che cosa ti manca di diamante, che cosa pensi? E questa è una domanda difficile. E quando sto fuori mi manca... assolutamente mi manca mio padre. Che bello, sì. Mi manca mio padre, mi manca soprattutto quando mi telefonava, quando ero fuori, quando già ero fuori. Che ti raccomandava? No, lui mi diceva sempre le stesse cose, perché poi io sempre delle stesse cose avevo bisogno. Ti raccomando, quello che fai, fai cose buone. E poi una cosa importante che mi regala molta emozione, lui mi diceva due cose. Mi diceva occhio, che era attenzione. Sì. Che per me era come quando faccio Jack. Sì. E poi un'altra cosa che non dimenticherò mai, che è quello che mi porta avanti, che era il motto che mi ripeteva ultimamente. Sì. Gli era rimasto impresso questo motto. Ha detto Surge alla noce, dam timb cate pirce. Ah, questo non lo sapevo. Che ha detto il topo alla noce. Sì, sì, sì. Dammi tempo che ti buco. E lui ultimamente me lo ripeteva spesso, perché mi voleva spronare su questa cosa qua, che con la pazienza, con la volontà, con l'impegno, sì. Sì. E tu cosa hai ottenuto di più nella vita? Io non credo di aver ottenuto ancora molto per l'impegno che ci ho messo. Alcune volte, guarda, questa è una sofferenza. Però ti dico la verità, quando torno a casa e sono solo, sorrido. Che bello. Perché? Perché mi sento nel mio piccolo soddisfatto. Ti posso dire una cosa, che forse i grandi, nel loro grande, non sorridono e non sono soddisfatti. Possiamo terminare qui. Non il nostro incontro, il nostro un bicchiere di cedro con, che ci ha fatto scoprire chi siamo dall'altra parte. Che amiamo la vita, che amiamo l'amicizia, che amiamo gli umili, che amiamo la libertà, che amiamo gli amanti. Io vi devo ringraziare di essere stati qui con noi. È stato un grande piacere avervi avuto con me. Ringrazio tutti voi per l'ascolto. Amatevi, vogliatevi bene, che è la cosa più bella. Grazie e buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera.